Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua tra magia, stregoneria e paganesimo. E, allora, adesso per un po' di tempo sarò in radio soltanto una volta ogni 15 giorni. Comunque riprendo le trasmissioni e l'argomento della trasmissione di oggi è il potere di avere e la pulsione di morte. Il concetto di potere di avere, che è un concetto proprio del paganesimo e della stregoneria, cioè è il modo del paganesimo e della stregoneria di guardare la realtà del mondo e di considerare la realtà del mondo. Ne abbiamo già parlato in numerose trasmissioni a proposito del potere di avere, e questa riprendiamo il discorso anche in considerazione a tutta una serie di fatti che sono avvenuti negli ultimi tempi, nell'ultimo periodo, e che hanno visto un'aggressione sistematica e continua alla società civile ad opera della Chiesa Cattolica. E, prima di cominciare la trasmissione però volevo fare tre brevissimi annunci. Il primo di tutto è che mi associo a Francesco nell'invitare tutti i radioascoltatori a firmare per il 5 per 1000 a favore dell'associazione Salute e Ambiente. E, vi ricordo che il codice fiscale è 921736602 80, perché l'Associazione Salute e Ambiente è un'associazione legata alla radio ed è un aiuto che si fa alla radio attraverso questa associazione. Pertanto vi ricordo di firmare il 5 per 1000 per Salute e Ambiente. Il codice fiscale è 921736602 80. Il secondo annuncio, vi ricordo che questa sera alle ore fra le 20:30 e le 21 dei Pagani e dei Vicani si incontrano a Montegrotto Terme. Il luogo di incontro è sempre il solito, è il bar Himbolk in via Aureliana. Allora, appuntamento per chi volesse partecipare all'incontro. Vi ricordo che è un incontro informale dove si parla del più e del meno, si mangia, si beve qualcosa, insomma si chiacchiera di quello di cui le persone hanno necessità. E l'appuntamento dunque questa sera fra le 8:30 e le 21, fra le 20:30 e le 21 presso il bar Himbolk a Montegrotto Terme. Un altro annuncio sempre dell'attività di Francesco, questa volta è a Saonara ed è un incontro di cultura, presentazione del libro di Luigi Pellini, Il Cappello dei Magi, e nel contempo ci sarà un incontro dibattito con Silvano Lorenzoni, i nostri padri di pietra, che è praticamente il ritrovamento dei megaliti in tutta Europa. L'incontro è a Saonara, è fissato per sabato 14 aprile alle ore 21 presso l'auditorium scuole medie di Villa Tora di Saonara in via Don Milani, e tutta la conferenza, vi ricordo, tutto il dibattito sarà presentato da Ruzza, da Ettore Ruzza e Francesco Scanagatta. No, esaurite questi impegni doverosi, passiamo immediatamente al discorso il potere di avere e la pulsione di morte. Vi ricordo che quando dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria parliamo del potere di avere, l'avere non consiste nel possedere ricchezza o possedere denaro o occupare una posizione di potere nella società, ma per potere di avere intendiamo tutti quegli input che esistono dentro l'individuo e quella auto-organizzazione che l'individuo impone a se stesso, che lo porta a possedere le persone. Cioè, in pratica è il possesso delle persone che determina il potere di avere, non il fatto di possedere ricchezze, di possedere case, di possedere terreni. Cioè, ciò che è deleterio nel potere di avere è il possesso delle persone, ed è contrapposto nel paganesimo al potere di essere, che è la capacità dell'uomo di affrontare i problemi, di affrontare le condizioni, di affrontare le questioni della propria vita. Cioè, in pratica, mentre nel potere di avere l'uomo poggia la sua forza sul possesso delle persone,
nel potere di essere, l'uomo poggia la sua forza traendo sapere e conoscenza da se stesso, per cui naturalmente avendo messo in atto un percorso di divenire, di trasformazione continua, che lo ha portato ad accumulare sapere e conoscenza, finché nel paganesimo in stregoneria l'uomo diventa un dio, in pratica questa è la fine del percorso. E questo naturalmente si contrappone al percorso di conoscenza, il percorso di appropriazione degli individui, appropriazione della capacità dell'individuo di costruire la propria vita. L'individuo diventa gregge, diventa bestiame del gregge. Per riuscire a comprendere in maniera funzionale, in maniera il perché nella società in cui viviamo esistono tutta una serie di problemi, tutta una serie di questioni, tutta una serie di cose che stridono fino a creare disagio sociale anche in maniera estremamente violenta, bisogna innanzitutto conoscere quelli che sono i Vangeli della Chiesa Cattolica e riuscire a capire come quei Vangeli vengono applicati dalla Chiesa Cattolica nella società civile al fine di manipolare la struttura emozionale dei ragazzi fin da piccolissimi, anzi vengono veramente, vi ho già dimostrato che vengono manipolati già nella pancia della madre attraverso i comportamenti emotivi, le risposte emotive della madre nei confronti del mondo. Però noi ci fermiamo per ora a quello che è l'apparato culturale. Il potere di avere. Nel 1976 Erich Fromm scrisse un libro che allora ebbe un notevole successo. Si intitolava Avere o Essere. In questo libro Fromm individua dei comportamenti dell'individuo e li classifica come comportamenti relativi all'essere e comportamenti relativi all'avere. Come concepiva l'essere in contrapposizione all'avere Fromm? Leggiamo. D'altro canto, non sono pochi coloro, soprattutto fra i giovani, i quali non riescono a sopportare il lusso e l'egoismo di cui sono circondati in seno alle loro agiate famiglie, in piena contraddizione con le aspettative dei loro genitori, i quali ritengono che i figli abbiano tutto quello che desiderano. Essi si ribellano contro la vacuità e l'isolamento delle loro esistenze. La verità è che in effetti non hanno affatto tutto ciò che desiderano e desiderano ciò che non hanno. Esempi clamorosi di atteggiamenti del genere nella storia del passato sono costituiti dai rampolli maschi e femmine di ricche famiglie dell'Impero Romano, i quali abbracciavano la religione della povertà e dell'amore. Un altro esempio è dato dal Buddha, che come figlio di un sovrano aveva a disposizione tutti i piaceri e i lussi che potesse desiderare, ma aveva scoperto che l'avere e il consumare sono fonte di infelicità e sofferenza. Un esempio più recente, nella seconda metà del XIX secolo, ci viene dai figli d'ambo i sessi, dei membri della classe superiore russa, i Narodniki, ormai incapaci di sopportare la via d'ozio e ingiustizia della loro classe, questi giovani, abbandonate le famiglie, si unirono ai contadini poveri, con questi vivendo e contribuendo a gettare le fondamenta della lotta rivoluzionaria in Russia. Un fenomeno del genere è constatabile fra i rampolli delle famiglie benestanti degli Stati Uniti e della Germania d'oggi, agli occhi dei quali la vita che conducono nell'ambiente delle loro ricche dimore appare noiosa e priva di significato, ma più ancora costoro trovano insopportabile l'insensibilità del mondo verso i poveri e il fatto che in nome di egoismo individuali si scivoli verso un conflitto atomico. Questo era quanto scriveva, come definire il potere di essere, Fromm nel suo Avere o Essere nel 1976. Questo libro fu un fallimento totale. Ma cosa diceva esattamente Fromm? Come si colloca quanto Fromm afferma? Per Fromm, avere è sinonimo di ricchezza che produce noia e futilità. Essere, per Fromm, è sinonimo di povertà, di rinuncia alle ricchezze, di attenzione per i poveri. Un'attenzione che, secondo Fromm, una volta sottratta ai beni, si sposta sulle dinamiche della vita. Dell'uomo a Fromm non interessa nulla. L'uomo è un oggetto, una merce, all'interno dell'avere.
o l'uomo è ricco o l'uomo è povero. Il ricco è avere in contrapposizione al povero che è essere. Ciò che determina la differenza fra avere ed essere in Fromm sono le ricchezze, gli oggetti. L'uomo scompare e la contrapposizione dell'avere e dell'essere è determinata dal possesso di ricchezze. Avere e essere non sono manifestazioni dell'uomo davanti alla vita. L'uomo davanti alla vita manifesta l'essere e l'avere in funzione della ricchezza che possiede. La domanda diventa: e l'uomo? L'uomo come soggetto psichico della vita? E l'uomo? L'uomo come soggetto sociale? Perché deve dividersi fra ricco e povero? Dove il ricco è tale solo perché esiste una torma di poveri? Esiste un uomo definibile nella sua struttura psicoemotiva al di là della classe sociale? Perché la ricchezza in Fromm deve essere lo spartiacque? Dove ha origine il concetto secondo cui la ricchezza separa l'uomo dalla vita? Abbiamo già avuto, scusate, per esempio, se voi ascoltate molti discorsi della sinistra, no? Dei comunisti, sono quelli che erano una volta o si dichiaravano comunisti, vi parleranno contro i ricchi, cioè il discorso contro i ricchi è il discorso centrale, ma dell'uomo, l'uomo in se stesso, non interessa niente. Ma dove anche questi comunisti hanno tirato fuori che la discriminante fra gli uomini è la ricchezza? Se noi abbiamo una società civile e abbiamo, vogliamo la libertà dell'uomo, vogliamo che tutti gli uomini siano ricchi, o comunque che tutti gli uomini siano in grado di soddisfare i loro bisogni nella direzione in cui intendono soddisfarli. Per cui non possiamo avere come ideale la povertà, la miseria, la negazione della capacità dell'uomo di soddisfare i suoi bisogni. Ma allora perché io devo esaltare la povertà se la povertà è la negazione dell'uomo? Perché devo negare la sofferenza, devo esaltare la sofferenza se nella vita il principio dominante è la ricerca del piacere, del benessere, del star bene? Cioè, perché devo negare le funzioni vitali e i desideri e le tensioni degli esseri umani per poter dividere gli esseri umani fra ricchi e poveri? Da dove mi nasce ideologicamente questo modo di vedere le cose? E allora ci prendiamo un attimino i Vangeli, no? E ci leggiamo. Un tale di nobile famiglia lo interrogò: «Maestro buono», dice questo personaggio a Gesù, «che devo fare per ottenere la vita eterna?» E Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora il padre e la madre». Quello disse: «Tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza». Udita la risposta, Gesù disse: «Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi». A queste parole egli si fece triste, perché era molto ricco. Visto ciò, Gesù esclamò: «Oh, come difficilmente coloro che possiedono ricchezze entrano nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli lo ascoltarono e dissero: «Chi dunque può salvarsi?» Gesù rispose: «Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio». Luca 18:18-27. A Fromm, come a Gesù di Luca, non gli frega nulla degli uomini. A Fromm e a Gesù interessa soltanto la ricchezza degli uomini. Gli uomini si misurano mediante la loro ricchezza. È importante capire il modello che viene imposto alla società. Il ricco e il povero, nella società cristiana, soffrono della stessa malattia, la malattia generata dalla consapevolezza del vuoto e dell'inutilità della loro esistenza per se stessi. L'uno e l'altro percepiscono questo vuoto in maniera diversa, ma soprattutto lo veicolano attribuendo la responsabilità di questo vuoto attraverso cose e cause diverse.
In pratica, mentre chi è ricco può attribuire il vuoto della sua esistenza al denaro e alla ricchezza, il povero attribuisce la sensazione di vuoto o di inutilità alla mancanza di ricchezza o di benessere che gli garantirebbero quegli oggetti sui quali concentra il suo desiderio. Così, il povero anela la ricchezza o il benessere, e il ricco anela quella tensione manifestata nella vita dal povero, che intende procurarsi quegli oggetti o migliori condizioni di vita, di cui egli è privo, e che invece vede attiva nel povero. Questo schema va letto con una certa elasticità, ma non si considera la miseria, ma si considera soltanto la povertà, cioè nel senso che non tengo in conto la miseria tipo paesi africani o altre cose. Fromm fa le sue affermazioni 2000 anni dopo il Gesù di Luca. Ma cosa spingeva il Gesù di Luca a fare quelle affermazioni? Cioè, perché il Gesù di Luca dice al povero, dai le tue, dice al ricco, dai le tue ricchezze ai poveri e seguimi? Allora, proviamo a leggere gli intenti della predicazione del Gesù di Luca. Dice: vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra le nazioni si troveranno in angoscia, spaventate dal rimbombo del mare e dei suoi flutti. Gli uomini saranno tramortiti dallo spavento e nell'attesa angosciosa di quel che verrà sopra la terra, poiché le potenze dei cieli saranno sconvolte. Vedranno allora il figlio dell'uomo venire in una nube con grande potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, guardate in alto e alzate il capo, perché la vostra redenzione sarà vicina. Luca 21, 25, 28. E ancora, sempre nello stesso paragrafo, osservate il fico e tutte le piante. Quando vedete che già mettono i germogli, voi sapete che l'estate è vicina, così quando vedrete succedere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò sia avvenuto. Luca 21, 29, 32. Dunque, al Gesù, il Gesù di Nazareth, il Gesù di Luca, stava solo aspettando la fine del mondo. Cioè, non sarebbe passata quella generazione senza che i cieli saranno sconvolti, le stelle cadranno sulla terra e lui veniva con grande potenza alla destra del Padre e così via. Cioè, praticamente lui dice al ricco, dai le tue cose al povero, perché tanto sta per arrivare la fine del mondo. Cioè, questa è la stronzata del pazzo di Nazareth. Cioè, il pazzo di Nazareth sta aspettando la fine del mondo, per cui dice alle persone, diventate poveri, mettetevi in miseria e mettetevi al mio servizio, distruggete la ricchezza sociale, distruggete il benessere sociale, perché tanto sta arrivando la fine del mondo, fra poco tutto sarà sconvolto e solo io vi potrò portare in un altro posto, vi potrò salvare. Cioè, questa è la bestialità del pazzo di Nazareth, che finché stava nel suo tempo quella bestialità andava anche bene. Quando quella bestialità è diventata un dogma sulla quale sottomettere le persone e costruire l'ideologia sociale delle persone, siamo andati avanti verso la devastazione, verso i problemi. Le affermazioni del pazzo di Nazareth non vanno collocate in una prospettiva di vita, ma in una prospettiva di morte e di distruzione. Tanto arriva la fine del mondo e distrugge tutto questo stato di cose. Si tratta di una condizione psichica educazionalmente imposta, sconosciuta prima dell'avvento del monoteismo, sia nella forma di ebraismo che di cristianesimo. Qui non siamo davanti ad Eros e Thanatos, dove Thanatos è il trionfo della manifestazione di Eros, cioè la morte come trionfo dell'Eros, trionfo della vita, fatta nel corso dell'esistenza dell'individuo nella natura. Siamo di fronte alla negazione di Eros, cioè del piacere della vita, finalizzata a distruggere Thanatos, cioè finalizzata a distruggere la morte come nascita, spingendo l'individuo all'autodistruzione mediante una situazione psichica di attesa e di impotenza davanti ad un mondo. L'individuo ha paura di vivere e finisce per rifugiarsi in un mondo immaginario che deve venire, in cui cortocircuita le sue funzioni vitali fino alla sua autodistruzione. Ed ecco che l'attesa crea noia, vacuità
vuotezza, senso dell'inutilità, che l'individuo tenta di riempire accusando gli oggetti o la sua situazione sociale di incoerenza rispetto al mondo immaginario che secondo lui dovrebbe venire, il paradiso, la fine del mondo, il giudizio universale. Questo stato psichico nell'individuo si presenta come pulsione di morte, autodistruzione. Nella società attuale si stratificano diverse classi sociali distinte su basi economiche, e questo è un dato di fatto. Un dato di fatto che appartiene agli uomini, alla loro capacità di contrattazione sociale. Se a questa situazione sommiamo, oltre a tutti gli altri fattori, una struttura psicoemotiva, educazionalmente imposta, la stessa imposizione sociale economica sarà giustificata dagli individui nelle varie classi sociali in maniera diversa a seconda dei bisogni economici che manifesteranno. Tutte le pulsioni psicoemotive dell'individuo sono fermate, bloccate in attesa dell'evento risolutore della sua vita. Ad avvenire Baffone, ad avvenire il pazzo di Nazareth sulle nuvole, ad avvenire Dio con la fine del mondo, ad avvenire il vendicatore solitario, ad avvenire Godot, ad avvenire qualcuno che risolve la mia situazione, che io incapace ed impotente non metto in atto nessuna azione per modificarla, per trasformarla. L'individuo viene educato all'attesa, viene educato a sospendere le sue capacità psicoemotive. L'individuo lascia in movimento soltanto quella parte psicoemotiva che rappresenta il minimo vitale per la sua sopravvivenza. Tutto il resto viene fermato, e quello che non è fermato viene impedito mediante dei diktat morali. Quando l'individuo viene indotto a veicolare tensioni emotive nelle quali concentrare la sua energia, agisce nella società per bloccare la struttura psicoemotiva di altre persone. Gioca al potere, gioca a possedere perché non è più in grado di vivere, manifesta il potere di avere. La relazione fra Gesù e il ricco è pura manifestazione di pulsione di morte. Gesù non ha futuro, lui è il portatore della distruzione. Gesù pensa se stesso come il padrone di un regno che spazza via questa terra e tutte le relazioni sociali, eleggendo egli stesso a giudice e padrone in quanto figlio del Dio creatore, dunque Dio egli stesso. Cosa può un individuo del genere comunicare al ricco? Io sono il tuo padrone, dice Gesù. Il mondo sta per finire e le tue ricchezze non hanno un senso, distruggile. Solo che in questo caso il ricco rappresenta tutta la società civile. Il Gesù di Luca non sta parlando ad una sola persona, al ricco, ma a tutta la società civile. Quella società che ha lavorato concentrando in quella persona le ricchezze sociali. E dunque Gesù chiede a tutta la società di distruggere se stessa, il proprio benessere, per costruire la miseria e sottomettersi a lui, in quanto sta arrivando la fine del mondo. Solo lui e il padrone e suo padre sono in grado di garantire la salvezza. Si tratta della pulsione di morte che dal Gesù di Luca viene trasferita al tessuto sociale. Quando gli apostoli affermano «chi dunque può salvarsi?», si riferiscono a se stessi, che stanno accumulando ricchezze a discapito della società civile. «Non vi preoccupate», dice il Gesù di Luca, «a mio padre tutto è possibile». Pertanto, il rifiuto della ricchezza non era oggettivamente indispensabile per la salvezza, ma era indispensabile che la società rinunciasse al proprio benessere affinché Gesù la potesse stuprare, perché per sottomettersi a lui aveva rinunciato a tutte le sue leggi, a tutte le sue regole, a tutto quello che determina la ricchezza sociale. E in effetti, se voi ci pensate un attimo solo, vi accorgerete che Gesù dice sì di rinunciare alla ricchezza, alla società, al ricco, ma non alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, che rappresenta Gesù in terra, può accumulare la ricchezza, maggior gloria di Gesù, ma Gesù è la Chiesa, la Chiesa si identifica con Gesù e applica perfettamente gli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Questa pulsione viene imposta dai Vangeli nella prospettiva della fine del mondo. Fromm
Invece la riprende senza giustificarla con la fine del mondo, ma la giustifica come necessità soggettiva per l'uscita dal vuoto e dall'inutilità della propria esistenza, anche quando si hanno molte ricchezze. Gli esempi di Fromm sono esempi di rinuncia alla ricchezza, sono esempi che gli esempi di Fromm sono esempi di rinuncia alla ricchezza e sono esempi che spingono all'autoannientamento, come la fine del mondo, così anche alla rivoluzione proletaria, l'avvento del mondo nuovo, ad avvenir Buffone, ad avvenir Godot, che rompe completamente con il vecchio. Un'altra ideologia messianica. La rinuncia alla ricchezza proposta da Erich Fromm è la rinuncia alla vita, non il riconoscimento dell'essere dell'individuo. È come i missionari cattolici che, falliti nella società civile, falliti spesso psicologicamente, vanno a contribuire a devastare l'Africa e i paesi del terzo mondo, impedendo a quelle popolazioni di raggiungere l'equilibrio fra struttura sociale e ambiente. Questo è il fallimento di Erich Fromm. Fromm ha spacciato per essere la pulsione di morte, che è nata come pulsione di morte in funzione del messianismo cristiano ed ebraico prima, viene utilizzata per distruggere la capacità propositiva dell'individuo nell'ambiente in cui è nato e deve vivere. La pulsione di morte diventa elemento imposto all'individuo per impedirgli di vivere, viene imposta mediante la costrizione educazionale e rimane davanti alla psiche dell'individuo ogni volta che l'individuo affronta qualche condizione esistenziale, coinvolgente, difficoltosa o emotivamente incisiva. Questi avvenimenti, anziché spronare l'individuo ad organizzare la sua forza e mettere in atto le sue possibilità per superare gli ostacoli, gli fanno balenare il desiderio messianico, una fine del mondo che metta fine allo stato di cose che tanto lo angoscia, un avvenimento catastrofico che metta fine alla situazione che gli ha procurato tanti debiti e tanti affanni. Il desiderio dell'evento messianico diventa tanto forte nella psiche dell'individuo che l'individuo, anziché organizzarsi per affrontare i problemi che lo assillano, si organizza per realizzare l'evento messianico. Un evento messianico che viene realizzato spesso mediante l'omicidio, per esempio l'uccisione del partner che lo rifiuta, il genocidio, tipo il recente caso della madre che ha ucciso i suoi 5 figli, o il suicidio, tipo i suicidi nel Bellunese degli ultimi tempi. La pulsione di morte impone all'individuo di considerare l'esistenza del mondo e della vita in funzione di se stesso, dove l'esistenza e la vita cessano quando cessa la sua esistenza all'interno di una visione del mondo in cui la vita non ha mutamento, ma solo rappresentazione statica in quel presente. Egli stesso viene educato a pensarsi statico, non ha divenuto, non ha prospettive, ogni agire per lui è inutile. I Vangeli cristiani vogliono fissare l'educazione cristiana all'interno di una contrapposizione fra ricchezza e rifiuto della ricchezza in funzione della sottomissione dell'uomo. Nei Vangeli i ricchi sono solo gli apostoli ai quali pensa Dio, mentre tutti gli altri si salvano soltanto se si sottomettono nella miseria. Questo viene giustificato perché tanto il mondo sta finendo e loro si considerano i padroni del nuovo mondo. Fromm prende la pulsione di morte, la spaccia per essere e la contrappone alla ricchezza. Il potere di essere e il potere di avere sono due modi distinti attraverso i quali organizzare la propria esistenza. Entrambi hanno le loro peculiarità. Entrambi hanno le loro regole, entrambi trasformano e organizzano le persone in funzione di se stessi. Il potere di avere è quello che comunemente viene definito il potere, il dominio, il comando. Un potere e comando su altri individui che sono tenuti all'obbedienza, comunque tale potere venga regolamentato e organizzato. Il potere di avere trasforma le persone intimamente. Le persone si sentono potenti, ma sono dipendenti dalle regole che tale potere impone nella loro struttura psichica. Finiscono spesso per diventare cocainomani. A me non interessa discutere degli effetti che ha sulla società, mi interessa discutere sugli effetti che ha sulle persone. C'è un caso in Italia che può essere usato come per comprendere gli effetti sulla psiche umana.
e sugli effetti psicosomatici della sottomissione soggettiva al potere di avere. La famiglia Agnelli, suicidio, malattia, cocaina, sembrano di casa. Il potere di avere si cala negli individui, si appropria degli individui e gli individui non vedono nessun modo per affrontare la vita se non come padroni della vita stessa. Così quando c'è una sensazione un po' più acuta, le emozioni si ribellano, nulla soddisfa e si finisce col suicidarsi, oppure si è costretti a mettere a tacere le proprie limitatezze psicoemotive con dosi di cocaina, oppure si cercano emozioni tanto forti da facilitare gli incidenti e le possibilità di morte precoce. Il potere di avere si nutre di se stesso, di un accumulo di possesso continuo e si esalta nella riaffermazione di se stesso. Per comprendere le azioni che qualificano il potere di avere è necessario osservare l'atteggiamento assunto dagli esseri umani davanti alla nascita e alla morte del corpo fisico. Il potere di avere esiste solo nello spazio fra la nascita del corpo fisico e la morte dello stesso. Non ha un oltre la morte come capacità dell'individuo di proiettarsi in uno sconosciuto che non conosce. Esattamente come non ha un prima della nascita, in quanto prima della nascita non è un oggetto che qualcuno possiede e la psiche del feto è proiettata verso un futuro che non conosce. Per contro, il potere di avere conserva lo stato presente e il possesso che gli garantisce lo stato presente. La morte del corpo fisico è vissuta dal potere di avere come una catastrofe da evitare nel modo più assoluto, una catastrofe da allontanare. Però il potere di avere regge il possesso degli individui mediante l'imposizione della paura della morte, una paura che è la sua paura della morte, la paura della morte del corpo fisico che ha ogni individuo che pratica il potere di avere. La paura della morte del corpo fisico viene imposta alle persone dal potere di avere per poterle dominare più facilmente con la minaccia continua. Una minaccia continua a cui nel corso della storia delle religioni monoteiste si è affiancato il cristianesimo minacciando terrori dopo la morte per poter sottomettere le persone, terrori sul dopo morte imposti ai bambini, dimostrato dal terrore sviluppato nella società civile quando diventano adulti e ricordato dagli stessi a mano che si avvicina la morte nella loro vecchiaia. Ed erano i vecchi che si assumevano il compito di trasmettere ai giovani la loro paura della morte al fine di rinnovare il terrore cristiano della morte. Per il potere di avere, chi nasce è un oggetto da possedere e far funzionare per il proprio potere. Chi invecchia e muore è solo immondizia, merce di scarto. Il bello è che ogni persona che pratica il potere di avere è esso stesso merce di scarto e immondizia e ne ha consapevolezza durante la propria vita, una consapevolezza che tenta di soffocare con assunzione a droga, alcolismo, sadismo, per finire con il lesionismo, a volte lo stragismo, e l'autolesionismo, il suicidio. La grande quantità di suicidi è il risultato del rifiuto delle persone di diventare merce, oggetti di un sistema sociale che fonda le proprie dinamiche esistenziali sul possesso, un possesso che si materializza nell'apparire. Questo apparire di volta in volta nella storia ha assunto vari connotati. Diciamo che nella società attuale la televisione ha la capacità di veicolare l'apparire imposto dalla religione cristiana su modelli che finiscono per distruggere l'individuo. Bulimia, anoressia fa parte di quello che i ragazzi che i mezzi di informazione veicolano sulla manipolazione mentale cristiana imposta ai ragazzi. Scusate. Vi ricordo che questo testo lo trovate su internet, è stato caricato sul sito www.federazionepagana.it. Ebbene, abbiamo descritto cos'è la volontà di possesso, cos'è il potere di avere. Potere di avere che si estrinseca attraverso il possesso delle persone. Dopo, se ci sarà tempo, vi farò qualche accenno anche a un altro testo che ho appena caricato in internet e che è relativo a date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio e la scelta di Paride. Perché anche nelle religioni antiche
ci fu la scelta fra il potere di avere e il potere di essere. Quando Paride viene chiamato a decidere qual era la dea più bella, no? Erissa aveva buttato la mela nel consesso delle dee, con su scritto la mela d'oro, con su scritto alla più bella, e quella mela se la contesero Afrodite, Era e Atena. Tutte e tre volevano la mela perché ritenevano di essere più belle. In realtà Paride non ha deciso quale delle dee era la più bella, perché non poteva assolutamente fare questa scelta. Non si può decidere se l'arte dell'agguato è più bella della natura, o se Afrodite, la capacità degli uomini di trasformarsi fondendosi col mondo, sia più bella del mondo stesso. Non era possibile la scelta. La scelta di Paride fu fatta sui doni che le dee portarono. Infatti le dee portarono dei doni a Paride. Era gli promise il dominio del mondo, Atena gli promise di vincere tutte le guerre, gli promise la saggezza, e Afrodite gli promise di far innamorare di lui la donna più bella del mondo. Naturalmente, mentre i primi due doni, cioè il dono di Era e il dono di Minerva, appartengono al potere di avere, perché dominare il mondo vuol dire possedere il mondo, e vincere tutte le guerre significa mettersi al servizio di chi vuole fare le guerre, cioè per manifestare la saggezza di vincere le guerre bisogna fare le guerre. Praticamente avrebbe fatto tutta la sua vita a fare guerre una dopo l'altra. Accettando invece il dono di Afrodite, ha accettato il potere di essere, cioè ha accettato di veicolare le proprie tensioni, le proprie passioni, i propri desideri, cioè la propria struttura psichica. Per cui non è che nelle antiche religioni non c'era le possibilità di scelta fra potere di avere e potere di essere. Nelle antiche religioni era chiara la distinzione fra il possesso e la dipendenza dal possesso, perché se Paride avesse scelto Era, sarebbe stato dipendente dal dominio del mondo, e così se avesse accettato il regalo di Atena, sarebbe stato dipendente dal dover fare le guerre, dalla saggezza che lo portava a combattere. Mentre invece ha preferito il dono di Afrodite, che era dipendente dalla soddisfazione dei propri bisogni e delle proprie tensioni. Per cui ha scelto se stesso, in realtà, Paride. Ciò è una scelta che non esiste nel cristianesimo. Nel cristianesimo obbedisci e ti sottometti, oppure vieni bruciato. Vabbè, eventualmente ne parleremo più tardi. E vediamo come questo pezzo del potere di avere, che si cala nella società, cioè che viene imposto alla società civile, produce tutta una serie di dinamiche che non sono, attenzione, dinamiche razionali. Non è che i cattolici prendono quel racontino e devastano la società. No, quel racontino interiorizzato nella madre come comportamento nei confronti della società viene trasmesso come input al feto del bambino. Quando nasce lo riconosce nelle azioni degli adulti, nelle azioni dei genitori, nelle loro emissioni emotive, viene elaborato, dopodiché lo incontra razionalmente, e razionalmente non è in grado nemmeno di distinguere da dove è la fonte che ha portato all'elaborazione psichica dell'azione della madre quando lui era feto, ma resta semplicemente la traccia razionale. E l'interiorizzazione del racconto, cioè l'interiorizzazione di questa categoria del potere di avere con cui classificare la società, si trasforma in input emotivo, e la persona diventa un tifoso per una certa situazione, per alcune categorie, senza aver più la capacità di rimuovere questo suo essere tifoso, e lo giustificherà fino all'inverosimile, più o meno come le squadre di calcio. Però questo diventare tifoso, questo manifestare il potere di avere, lo porta a scontrarsi con le contraddizioni della società in cui vive, e allora abbiamo tutta una serie di comportamenti che sono distruttivi. Nella trasmissione di questa sera, fra le ore 19 e le ore 20,
tratterò l'ultimo elemento della percezione extrasensoriale, no? Parlerò del colpo di genio. Nel parlare del colpo di genio, alla fine, parlerò anche degli ultimi lavori di Howard Gardner, che Howard Gardner è quel psichiatra americano che 20 anni fa circa scoprì, per quel che mi riguarda, l'acqua calda, però per l'informazione fu una scoperta eccezionale. Scoprì in pratica che non esiste una sola forma di intelligenza, quella codificata col QI, no? Quoziente di intelligenza, ma esistono decine di forme diverse di intelligenza come capacità dell'uomo di interagire col mondo. Vi farò quella e vi farò capire come il potere di avere va proprio a bloccare tutte quelle intelligenze che esulano dalla forma assoluta razionale, per cui portano all'incapacità dell'individuo di interagire col mondo in cui viviamo. E la stregoneria, vi ricordo che è l'arte di interazione fra noi e il mondo. Ebbene, bloccare la capacità di interazione fra l'uomo e il mondo porta a tutta una serie di disastri sociali, disastri di vita delle persone. In Inghilterra vivono così 1 milione di adolescenti, ma il fenomeno interessa anche il Giappone e gli USA e da poco il resto dell'Europa. Net, la generazione degli autoesclusi, abbandonano la scuola, non cercano lavoro. Londra lancia l'allarme. Un fenomeno assai simile Nets viene riscontrato anche in Giappone, è denominato Ikimori, ritirato. Riguarda 500.000 di adolescenti che si rifiutano di andare a scuola e di seguire una troppo rigida etica del lavoro. Dagli otaku a Taini Kyosufuso. Il fenomeno riguarda anche Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. Qui ci sono gli otaku ossessionati dal manga fino a farne una ragione di vita e i Tainin Kyosufuso, effetto da una fobia sociale che li spinge a non avere contatti. Ebbene, in pratica, secondo il governo inglese, i giovani catalogabili come Nets sono 1 milione. Nel corso degli ultimi anni l'aumento è stato di circa l'11%. In pratica questi ragazzi, cioè 1 milione di adolescenti, si sono completamente esclusi dalla società. Non vanno al lavoro, non hanno nessuna attività, non hanno nessuna conoscenza e spesso vivono assolutamente dipendenti dai genitori. Come i genitori invecchiano, come i genitori muoiono, noi avremo questo 1 milione di persone che sono assolutamente incapaci di qualsiasi minima attività sociale. Per cui figuratevi un po' cosa sta per succedere fra una 20 d'anni. E sempre in Inghilterra abbiamo altri comportamenti che stanno arrivando. Questo qui è un articolo della Repubblica dell'11 aprile 2007. Sempre dall'11 aprile 2007 l'Inghilterra sta chiedendo di bloccare i video girati dai bulli. Appello del governo Blair ai gestori di siti. In realtà non si può assolutamente bloccare i video caricati su YouTube o su Google, semplicemente il provider può fare anche un minimo di controllo, ma non è possibile fare una cosa del genere. In realtà è la polizia e anche l'utente che, quando trova dei video che hanno delle rappresentazioni un po' violente, li deve segnalare, ma non può essere il provider a far questo. Un allarme dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un terzo dei giovani suicidi è omosessuale. Il dolore di scoprirsi gay, adolescenti, il 60% si rifiuta. Questo è un altro problema, che
riprenderemo in un altro testo che farò finite le percezioni extrasensoriali. Praticamente è una società incapace di gestire i propri cittadini, cioè di assicurare ai propri cittadini la pienezza di essere dei cittadini e la necessità di costruire degli emarginati, necessità di costruire dei miserabili, necessità di costruire dei paria, dei fuori casta, delle persone che possono essere insultate, svileggiate o comunque da ghettizzare. C'era la stela degli ebrei, no? La stella gialla degli ebrei che venivano chiusi nei campi di sterminio, ma quell'ideologia che fece la stella gialla degli ebrei per chiuderli nei campi di sterminio è tuttora in atto ed è un'ideologia emanata dal cattolicesimo, è l'ideologia di chi non si può difendere, l'ideologia del misero o del diverso che deve strisciare. Cioè non è degno di mangiare le briciole da sotto il tavolo, come dice il pazzo di Nazareth, no? Cioè, questa voglia di considerare il diverso, di considerare quello che si può ammazzare senza essere perseguitati dalla legge, no? Così come il bullo può perseguitare a scuola l'altro, quello che lui ritiene diverso dal suo gruppo, dal suo modo di essere, senza per questo dover pagarne le conseguenze, anzi giustificando le sue azioni, ma tanto lui è debole. Sì, ma tu hai fatto il figlio di puttana. Non è lui debole, sei tu che sei un figlio di puttana. Cioè, esiste tutta questa serie di atteggiamenti che sono atteggiamenti imposti dalla religione cattolica nella società. E il superuomo nazista non è altro che il pazzo di Nazareth, che il Gesù di Nazareth, il figlio del Dio padrone davanti al quale tutti si devono mettere in ginocchio. E questa sindrome da onnipotenza viene riprodotta sistematicamente dal bullo. Il bullo all'interno della scuola non è altro che il figlio del Dio padrone davanti al quale il vessato si deve mettere in ginocchio. Ed è la manifestazione proprio della dottrina cattolica. La riproposizione di quelli che sono i concetti dottrinali cattolici che sono interiorizzati dai genitori, non sono rimossi e stanno costruendo questo danno alla società in maniera violenta, come sta costruendo un danno a tutti quegli imprenditori che rispettano le regole, quando qualcuno è costretto a lavorare per 3 euro e rischia la vita in nero, nelle condizioni di merda, no? Per cui il lavoratore si è nelle condizioni di merda, ma quella che è l'economia che sta tirando il paese, quegli imprenditori seri che si fanno il mazzo per far funzionare anche il paese, perché non solo loro guadagnano, ma devono guadagnare anche l'intero paese, se prendono in culo perché? Perché qualcuno fa lavoro nero, fa mafia e terrorizza le persone. Anche questo è un modo cattolico di porsi nella società. La società non è un bene prezioso. Per il pazzo di Nazareth dici butta via le ricchezze che hai. Non sono preziose per la società. La società non ha un futuro, non deve avere un futuro per il cattolico. Buttali via le tue ricchezze. Non usarle per costruire la strada, per costruire case migliori, per costruire dalle quali puoi guadagnare anche tu. Capisci? Cioè, non investire la tua ricchezza che vada anche a profitto della società, ma buttala via, costruisci la miseria, diventa un pezzente, trasforma la società in pezzenti. E questo atteggiamento, questa voglia di trasformare l'altro in pezzente, una volta era anche giuridica, cioè una volta il magistrato sequestrava i beni del condannato e lo riduceva alla miseria, perché non solo veniva condannato per il reato commesso, ma doveva essere messo nelle condizioni di essere in miseria, di supplicare, di chiedere. Cioè non poteva più essere una persona, doveva essere un paria, un fuoricasta. Infatti i cristiani ce l'hanno morta con la Costituzione, che invece una volta fatta la pena, la persona rientra. E proprio questa volontà di possesso. L'articolo là, 3 euro l'ora per rischiare la vita, è dalla Repubblica dell'11 aprile 2007. È la voglia di trasformare le persone in oggetti di possesso, in oggetti che si possiedono. Abbiamo anche dalla cronaca di ieri, 11 aprile, sesso in parrocchia, la procura indaga a Firenze nel mirino i presunti abusi del vecchio sacerdote.
Sono andati perduti 20 anni, ora la Procura di Firenze non intende perderne neppure un giorno, appena venuta a conoscenza delle pagine di Repubblica delle denunce di un gruppo di ex fedeli e di sacerdoti contro Don Lelio Cantini, per quasi 40 anni parroco della chiesa di Regina della Pace, e così via. E in realtà, quello che avevo sempre detto da più di 10 anni ai microfoni di questa radio, le parrocchie e gli oratori sono dei luoghi di orrore, di morte, sono dei luoghi dove si stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth, si costringono bambini a pregare come fossero degli ossessi. Cosa volete che sia? Se sono oggetti da costringere a pregare, poterli anche violentare. Se trasformate una persona in oggetto, non c'è più limite a cosa se ne può fare di quella persona, diventa discrezionalità di chi possiede o controlla quell'oggetto. Ma è il concetto che non è ammissibile, cioè non è ammissibile che le persone possano essere trasformate in oggetti. Le persone sono dei soggetti di diritti costituzionali. Non sono degli oggetti che si possiedono. E il comportamento di questo prete, vero o presunto che sia, vero o millantato, poi ci penserà la magistratura a dire se è vero o non è vero, ma il comportamento denunciato nel suo insieme denota un comportamento caratteristico del cristiano, cioè la trasformazione delle persone in oggetti che non hanno diritti, di cui si può anche abusare. E questa è la violenza più grande che il cristianesimo sta facendo alla società civile e alle persone. Ed è di una drammaticità enorme. Perché le persone quando vengono umiliate, intanto vi ho già ricordato quando abbiamo fatto il discorso sulla percezione, che la veicolazione della sessualità dei bambini avviene nei primissimi mesi di vita e avviene come soggettivazione dei comportamenti dei genitori. Pertanto, se il genitore di fatto cristiano si comporta il bambino come se il bambino fosse una roba sua, oggetto suo, ha già veicolato la sessualità del bambino, ce ne ha già fatto un futuro pedofilo. E se non ne ha fatto un futuro pedofilo, il concetto di possesso sarà comunque inserito a marchio dentro di lui e la sua sessualità si svolgerà solo attraverso il possesso. Andiamo un attimino avanti. Cosa produce poi nella società? Dal Gazzettino del 4 aprile 2007, alcol in prima media, agenti mobilitati, Treviso, protocollo d'intesa con le forze dell'ordine a Treviso per arginare il dilagante abuso di vino, spritz e sostanze stupefacenti fra i ragazzi della scuola dell'obbligo. Ancora, sempre al lato dello stesso articolo. Blitz dei carabinieri sul greto del Tagliamento, raduno, consesso e droga, 133 giovani denunciati. Poi mi dite che intento della vita avevano questi? Gazzettino, 4 aprile 2007, telecamera a bordo degli autobus contro i bulli, il comune ora schiera il Grande Fratello. Ancora, 4 aprile 2007, sempre Gazzettino. Indagine sciocca del CERT a Padova. 7.000 persone di età compresa fra i 16 e i 54 anni abusano, consumano abitualmente la micidiale polvere bianca, scuola e cocaina per 3 studenti su 10. Chi l'assume non si sente tossicodipendente. Purtroppo molte persone non capiscono che può essere letale. In realtà non è che sia letale. In realtà è che le persone sono già state ammazzate prima. Perché quando è necessario riempirsi la vita di cocaina, quando è necessario riempirsi la vita di eroina, significa che la morte è già avvenuta precedentemente, cioè non c'è più la capacità di veicolare le proprie emozioni, le proprie tensioni e i propri desideri nella società in cui viviamo. Non sanno più distinguere come le proprie emozioni possono essere soddisfatte o possono trarre piacere dalle relazioni nella società, nel mondo in cui vivono. E questo è, cioè praticamente le persone sono state ammazzate prima, sono state ammazzate negli oratori, sono state ammazzate nelle parrocchie. E vediamo un altro tipo di comportamento. Questa voglia di dire le persone sono roba mia.
non sono persone, non sono intelligenze, non sono soggetti pensanti, ma sono oggetti, roba che si possiede.